Oggi parliamo di un inno bellissimo, che sono contento che è stato introdotto anche nella raccolta dei nostri innari. O mio Signor, se guardo il cielo e stelle, grande tu sei. Questo grande uomo svedese del 1850, Buber, si imbatte un po' come Lutero in una tempesta e anche lui viene salvato. E mentre si incammina verso il suo paese, la sua città, sente quel suono che è bellissimo. E sapete qual è il suono più bello? È il suono delle campane. Le campane che suonano festa, le campane che ci trasmettono una gioia. Lui sente le campane e incomincia a dire in svedese: «O mio Signor, se guardo il cielo e stelle, se penso al mondo che tu hai creato». E poi va avanti con le strofe: «Quando sento il cinguettio degli uccelli, ma chi è che ha creato queste cose così belle? Ma chi è che ci ha dato questa gioia così belle?» Un altro fatto legato a questo inno: uno dei più noti evangelisti americani, che il prossimo anno compierà 100 anni, il dottor Billy Graham, lui va in Russia, nella Russia, allora paese oltre cortina di ferro, e deve predicare in un culto in una chiesa battista russa, non clandestina, chiesa riconosciuta dal governo, ma a quel culto erano presenti gli ufficiali del KGB. Dopo il suo sermone di Billy Graham, la corale intona questo inno in russo che Billy Graham non conosceva. Forse in Svezia veniva cantato, ma era un po' in sordina. Lui lo sente, si mette a piangere, è commosso, vuole immediatamente le parole, che sono in russo la melodia. Quando rientra in America, chiede ai suoi collaboratori che questo sia l'inno ufficiale di tutte le campagne evangelistiche che lui fa in tutto il mondo, che sia l'inno ufficiale che apra i suoi messaggi, la sua campagna. Oggi questo inno, anche questo, risuona in tutte le chiese, in tutto il mondo. E allora questo è un altro esempio che ci sprona a che cosa? A non stare zitti, ma a cantare, ma a lodare. I valdesi hanno cantato per sempre, come le chiese riformate, i salmi, i famosi salmi ugonotti. Poi sono arrivati i canti più tradizionali, i canti del risveglio e i canti gospel. È tutta musica che loda Dio e che sarà Dio. Posso farvi un invito? Continuiamo a cantare e non mi stancherò di dire questo patrimonio che è la nostra etnologia. Oh, yeah.